Quando ero bambina era persino vietato giocare a pallone in questo parco, tanto era il rispetto da portare al luogo e a coloro che lo sceglievano per avere pace e tranquillità. Così ci racconta una retina che ci invia con amarezza le foto di un parco pertini oggi invaso da mezzi pesanti e altri veicoli. Sono i preparativi per l'edizione 2017 di Street Food for Wheels, una manifestazione sul cibo di strada con stand gastronomici autorizzata dal comune di Arezzo e che si svolgerà dal 6 al 9 di aprile in uno dei polmoni verdi più importanti della città. Dal punto di vista formale, quindi, nulla da eccepire. Quello che si chiedono i residenti è più che altro se non fosse stato possibile individuare un altro spazio pubblico per la manifestazione. La preoccupazione maggiore è la vivibilità della zona nell'arco delle quattro giornate. La manifestazione aprirà alle 17 di ogni pomeriggio e dovrà chiudere entro le 23.55. Perché, proseguono i residenti, scegliere proprio questo parco per una manifestazione del genere? Non si potevano trovare luoghi diversi? Bene lo street food, ma invadere così l'unico spazio verde a disposizione dei residenti ci pare davvero troppo.